milioni, balletti ed emote gratis in questo capitolo 5 di Fortnite. Beh, se vuoi sapere come avere tutte queste cose, iscriviti adesso al canale e ti do 3 secondi di tempo per premere il tasto rosso iscriviti. 3, 2, 1. E se non ti iscrivi, sai che succede? Nulla, però tu iscriviti lo stesso. E se vuoi avere la mia richiesta di amicizia, basta che vai in questo fantastico shop di Fortnite. Mamma mia, guarda che bello, con tutte le skin di Star Wars. Clicchi il tasto supporta un creator in basso a destra ed inserisci l'unico, solo ed inimitabile codice creatore Joe_alto_x97, tutto maiuscolo, proprio come puoi vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me. Ti ricordo che lo devi riaggiornare ogni 2 settimane, quindi aggiorniamolo. Joe_alto_x97, tutto maiuscolo, clicchiamo cerca e adesso siamo pronti per battere tutta la lobby. Ah, e ovviamente se usi il mio codice, commenta scrivendo il tuo ID Epic, così ti mando la richiesta. Andiamo subito a vedere il primo metodo e giochiamo con le skin di Star Wars, perché anche noi amiamo Star Wars, lo celebriamo. E poi queste skin di Star Wars me le ha regalato un mio iscritto che si chiamava, fammi riflettere, non mi ricordo più, forse Mister Gabretto. Vabbè, comunque è gentilissimo e lo ringrazio, me le ha regalate 4 anni fa. E se ti piace Star Wars, lascia un mi piace a questo video, cioè quindi devi per forza lasciare like, perché Star Wars è bellissimo e piace a tutti. Ed eccoci qua. Allora, il primo metodo consiste nel fare 3 kill, quindi raga, vi dovete subito sbrigare, andare in partita e fare 3 kill, che comunque tranquilli le fate, mica ne dovete fare 30. Certo, anch'io 30 ci sarei riuscito senza problemi perché utilizzo il mio codice creatore, però 3 è comunque facile. Il consiglio che vi posso dare è scendere o nella prima city o in quella centrale, per esempio rotaie rischiose o anche tana tracotante. Dopo che fate queste 3 kill dovete tornare in lobby, andare su Sussurra e scrivere questo codice che ti sto per dire, quindi mi raccomando segnatelo. Questo codice ti permetterà di avere sia le skin, sia i V-Bucks, sia i balletti, emote e anche picconi. Quindi praticamente con un solo glitch, secondo quanto dice lo youtuber americano da cui ho preso appunto questi glitch, avrai tutte queste cose. Allora, intanto qua mi sa che ci possiamo subito fare la prima kill, quindi mi raccomando guarda questo video fino alla fine, perché letteralmente sarà epico, epocale, fenomenale. Però tu sei un furbetto, bello mio, sei un furbetto, vieni da zio, bello mio, vieni da zio, perché c'ho una sorpresa e la so io, ok? Bello, 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 sei praticamente white, vabbè, tu c'è il fucile a pompa, però sei pure avvantaggiato, che c'hai il pompa. Da dove? Vorrei capire da dove, ve lo giuro. Cioè, è un fantasma, era scomparso, puff, appare e mi killa. Ora, io non mi dovrei arrabbiare, non dovrei distruggere le altre cuffie che ho comprato, lo dovrei fare, però non lo faccio. Facciamo finta che abbiamo fatto queste 3 kill, mamma mia, missione completata, ottimo. Quello che dobbiamo fare è andare qui, cliccare sul nostro amico, per esempio Sofì. Ciao Sofì, se stai guardando questo video, commenta e cliccate Sussurra. Molti mi dite, Gio, io non so dove si trova Sussurra, ma Sussurra lo può cliccare chi non c'è il controllo parentale? Fammi sapere, ragazzi miei, non lo so. Cliccate un vostro amico e quando cliccate altre opzioni io trovo Sussurra. E mi raccomando, scrivete questo codice, state attenti alle lettere grandi e piccole e a come le scrivo. Fortnite Chapter 5 2 punti Receive now all skins and emotes and 2500 V-Bucks trattino 520 870 456. Questo è il codice. Dopodiché inviate il messaggio. Quando l'avete inviato, riavviate il gioco. Quando l'avete riavviato, entrate in creativa, però senza entrare dentro le mappe. Quindi basta semplicemente spawnare in creativa. E secondo quanto dice lo youtuber americano da cui ho preso questi glitch, riceverai tutta questa roba. Ovviamente, ragazzi, io vado a cancellare il messaggio e vi ricordo che questo è semplicemente un video a scopo informativo per aggiornarvi su quelli che so gli ultimi glitch del capitolo 5 di Fortnite. Non li ho inventati io questi glitch, ma li ho presi da dei youtuber americani. E ti ricordo che se vuoi avere V-Bucks, skin, emote e tutte queste cose, l'unico e il solo metodo che devi utilizzare è quello di shopparli direttamente dallo shop di Fortnite. Quindi mi raccomando, io non mi assumo nessuna responsabilità. Adesso, amici miei, direi di andarci a cambiare skin, però magari mettendola sempre di Star Wars, giusto per rimanere in tema. Quindi fatemi vedere. Ah, possiamo mettere questa di qua, soldato Sith. Comunque un giorno vi mostrerò tutto il mio armadietto, perché io tipo, anzi non ve lo dico, secondo voi quante skin c'ho su Fortnite? Quante skin c'ha il mio super armadietto, super raro e super costoso? Commenta, perché chi azzecca l'esatto numero riceverà la mia richiesta e magari lo porterò a fare un video con me. Quindi lascia un like e commenta scrivendo, secondo te quante skin c'ho su Fortnite? Detto ciò, andiamo a vedere il secondo metodo. Come al solito dovete andare sempre su Sussurra, questa volta scrivi questo altro codice, Fortnite
Chapter 5 Season 2. Cosa molto importante, dovete mettere la season in cui vi trovate, quindi in questo caso Season 2, ma se state vedendo questo video in Season 3 mettete Season 3, insomma avete capito. Due punti, get right now, 5500 V-Bucks, virgola, all skins and all pickaxe, cioè ricevi tutte le skin, i V-Bucks e tutti i picconi. Due punti, 780 620 358 645 20 54. Invii il messaggio, mi raccomando, prima che lo invii copialo o comunque segnatelo, perché dopo che hai inviato il messaggio devi riavviare il gioco e inviare questo stesso messaggio alla stessa persona. Quando glielo hai mandato entri in creativa dentro la mappa alla tua isola, che è quella che ricevi quando apri il gioco per la prima volta, veramente super facile, e quando sei dentro quella mappa ritorni in questa schermata principale e secondo quanto dice lo youtuber americano da cui ho preso tutti questi glitch riceverai questi oggetti. Ed adesso vediamo il terzo metodo. Ovviamente per questo terzo metodo ci andiamo a prendere la terza skin, vediamo un po' quale selezionare. Magari dai, questa di Thor secondo me è molto bella. Adesso dobbiamo andare su Sussurra, sono sicuro ci saranno un botto di commenti dove mi dite Gio io non riesco a trovare Sussurra. Comunque lo clicchiamo e scrivi questo esatto messaggio: Fortnite receive now 2 punti in chapter 5 all 1833 skins, all emotes and 10500 V-Bucks, tanta roba. 2 punti trattino get now spazio 550 66852 45630578. Invii il messaggio, dopo che l'hai inviato devi riavviare il gioco, quando l'hai riavviato invii questo stesso messaggio alla stessa persona ed entri in creativa dentro la mappa alla mia isola, e devi fare entra ed esci dalla mappa la mia isola della creativa due volte. Dopo la seconda volta riavvii nuovamente il gioco e secondo quanto dice lo youtuber americano da cui ho preso questi glitch riceverai questi oggetti. In teoria ci sarebbe un quarto metodo, anche se vi dovrei far lasciare like per dirvelo, comunque JoeX97 vi vuole molto bene, quindi lascia like perché te lo svelo, che vi consente di avere i V-Bucks, solamente V-Bucks però più elevati, e come sempre l'ho preso dallo youtuber americano. Sto glitch vi farà avere circa 15.700 V-Bucks. Fortnite Chapter 5 Season 2 2 punti receive now 15.700 V-Bucks right now trattino 523 6352. Ovviamente io cancello anche questo messaggio e ragazzi miei vi ricordo che questo è semplicemente un video a scopo informativo per aggiornarvi su quelli che sono gli ultimi glitch del capitolo 5 di Fortnite. Non li ho inventati io questi glitch, ma li ho presi dagli youtuber americani, e ti ricordo che se vuoi avere V-Bucks, skin ed emote, l'unico e il solo metodo che devi utilizzare è quello di shopparli direttamente dallo shop di Fortnite. Quindi mi raccomando, io non mi assumo nessuna responsabilità.